La Camera di Commercio di Chieti riporta l'università in centro storico e lo fa stipulando una convenzione con l'Ateneo Universitas Mercatorum. L'Ateneo telematico, nato nel 2006 dalle Camere di Commercio, gestito dall'Università Pegaso in compartecipazione con il sistema camerale. L'iniziativa è stata presentata a Chieti nella sede storica di Piazza Vico dalla vicepresidentessa Marisa Tiberio. Nell'ambito della Facoltà di Economia, l'università si presenta con due corsi di laurea triennale in gestione di impresa e scienze del turismo ed uno magistrale in management e con master e corsi di formazione rivolti a tutti coloro, giovani e meno giovani, che puntano a diventare manager di impresa o che intendono realizzare un proprio progetto imprenditoriale, ovvero una start-up. I corsi sono prevalentemente erogati in modalità e-learning. Questa convenzione contempla una collaborazione tra Camera di Commercio e Universitas Mercatorum, non solo per progetti di cultura in generale, ma andranno ad integrare quelle attività che sono normalmente già di competenza delle Camere di Commercio, quindi l'alternanza scuola-lavoro, l'internazionalizzazione, proporremo un tavolo di lavoro permanente dove verranno valutati progetti di studio e di sviluppo su tematiche che sono care al nostro territorio, come la meccanica, l'automotive, l'agroalimentare, ma anche la mobilità sostenibile, l'economia circolare. Insomma, da più di 10 anni parliamo di riportare, lo abbiamo letto in ogni programma elettorale, di riportare una facoltà in centro storico. La Camera di Commercio ha riportato non una facoltà ma un'intera università che sarà sicuramente come dire, di propulsione alla riqualificazione, alla rigenerazione della nostra città. Tra i docenti anche Raffaele Bonanni, segretario storico della CISL, professore straordinario dell'Ateneo Telematico. Unire la pratica, ciò che si fa nei posti di lavoro, ciò che si fa nell'ambiente del lavoro e così via, alla istruzione, è proprio quello che serve all'Italia. C'è una separatezza tra la scuola e il lavoro, ma un paese trasformatore come il nostro ha bisogno che i ragazzi abbiano piena contezza di ciò che è il lavoro, studiando, partecipando ai corsi universitari e così, in modo tale che alla fine del loro percorso immediatamente possano essere in sintonia con la professione che devono appunto portare avanti.